Sono un uomo semplice perché vedo il Green fare un certo tipo di video, vedo le sue argomentazioni, vedo la sua passione nel parlare delle cose che gli danno fastidio e mi viene voglia di fare la stessa cosa, ovviamente con delle differenze abissali perché io e Nicola abbiamo una personalità e un carattere completamente diversi l'uno dall'altro e forse anche per questo che andiamo così d'accordo. Ve lo dico subito, questo video avrà meno tagli possibile, taglierò solo ed esclusivamente le parti in cui mi verrà la tosse perché purtroppo sono ammalato e non sto benissimo. Come sapete sono una persona che ha sempre voluto farsi un po' gli affari suoi su YouTube perché ho sempre creduto che fosse meglio per me e per il mio canale, a parte la parentesi della settimana scorsa su Tony Tubo. Ho rimosso il video e tantissimi mi hanno chiesto e mi stanno ancora chiedendo questo nei commenti perché. Probabilmente perché non siete affiliati alla mia pagina Facebook, non avete messo il mi piace alla mia pagina Facebook e ho l'onore di dirvi che per una volta sono contentissimo di aver risolto la questione nella maniera più matura possibile. Ho mandato un messaggio ad Antonio, ho detto guarda Antonio abbiamo due possibilità, siamo 1-1, ci siamo fatti un video di singa testa contro, tu nel 2015 e io nel 2017. Adesso abbiamo la possibilità di concludere tutta la faccenda in una maniera finalmente positiva. Quindi l'unica cosa che ci rimane da fare è capire che abbiamo sbagliato entrambi, porci le nostre scuse e dire a tutti ok ragazzi, tutto concluso, tutto risolto, facciamo così. Per una volta credo di aver fatto la cosa che andava fatta, per una volta credo di essere uscito dalla concezione di YouTube di guerre, di fare tutto per visualizzazioni, di fare tutto per iscritti, perché non è assolutamente vero. Tempo fa ho portato un video proprio qui sul canale che si chiamava Perché Fulisci non fa più pack opening di FIFA e qualcuno non credo che l'abbia compreso perché gente continuava a scrivermi e quando fai pack opening, per adesso che non fai più pack opening mi disiscrivo, ma ragazzi io non faccio pack opening da praticamente un anno, sono usciti i Team of the Year, avete mai visto un mio video nell'ultimo periodo in cui parlo dei Team of the Year o in cui vado a spacchettare i Team of the Year? No, perché non l'ho fatto e se facessi questo per visualizzazioni, per iscritti, per fama, per successo, avrei fatto uscire una valanga di video in questo periodo, avrei fatto uscire tantissime volte degli spacchettamenti, ma dato che non mi interessa, non l'ho fatto, sarebbe stato molto più facile fare degli spacchettamenti, magari anche senza tagli, piuttosto che un episodio della carriera o comunque gli speciali che ho fatto la scorsa settimana. E invece sono rimasto fedele alla mia idea e al mio ragionamento e sono andato avanti per la mia strada lasciando gli spacchettamenti alle altre persone che magari ancora ci trovano qualcosa. Per quanto mi riguarda non c'è più niente da fare gli spacchettamenti, ok? Mi diverto, ho aperto qualche pacchetto da solo, non ho registrato proprio perché non mi interessava e perché mi sento anche abbastanza stupido adesso ad andare a registrarmi mentre apro delle bustine di FIFA e mentre trovo dei giocatori che va bene, sono eccezionali, trovarli mi farebbe tantissimo piacere, ma non la vivo più con la stessa magia che avevo all'inizio, perché all'inizio era una magia trovare un giocatore raro, un giocatore forte, ma dopo un po' che inizi a trovarli magari la cosa finisce. L'anno scorso ho interrotto a metà FIFA 16 spacchettamenti proprio perché non avevo più niente da dare, perché non li sentivo più miei, tutto quello che potevo dire, tutto quello che potevo fare sotto forma di battuta ormai l'avevo fatto, non avevo più nulla di nuovo da proporre al mio pubblico e piuttosto che cadere nel ridicolo ho deciso di smetterla. Ed è proprio per questo che non sono un bravo youtuber, è proprio per questo che ammetto le mie colpe, ed è proprio per questo che ho cambiato il nome del canale ai 100.000 iscritti da Foolish a Luca Toselli, perché Foolish era quella persona che ancora credeva, che ancora si divertiva perché era una novità assoluta a spacchettare o a fare tutte quelle cavolate, perché per come la vedo io in questo momento sono cavolate, ma in senso buono, perché le cose sono divertenti, io le continuo a fare per conto mio, non sto portando video di foot sul canale se non i draft, perché i draft sono una novità, l'anno scorso praticamente non ne ho fatti, li ho scoperti alla fine di FIFA 16 quando la gente invece ci spingeva fortissimo dall'inizio. Perché? Perché sono qualcosa di nuovo, sono una novità che riesce ancora a scaldarmi. Non ho portato neanche un video, no sì, ne ho portato un paio, tre video su FUT da quando è uscito FUT 17 e non ci sto giocando poco perché credo di aver fatto qualcosa, quasi 1000 partite online per i fatti miei. Preferisco portare la carriera, che è una cosa che mi dà un'emozione. L'anno scorso con la Sampdoria siamo andati benissimo, quest'anno con il Sassuolo stiamo andando alla grande. Insomma, quello mi scalda il cuore, quello mi fa entrare all'interno di un video. Ed è per questo che non sono un bravo youtuber. E ve lo vado anche a spiegare, perché io quando guardo i big di YouTube mi viene il fastidio, mi dà fastidio che un big di YouTube che magari non ha FIFA come argomento principe del suo canale poi faccia dei numeri maggiori dei miei per FIFA. Perché? Perché io ci dedico tutto o quasi tutto il canale a quello che è questo gioco. E invece chi invece tratta tantissime altre cose poi alla fine fa i video solamente quando escono i Team of the Year o i Team of the Season, va a spacchettare e basta, unicamente spacchettamenti, e fa tantissimi numeri e fa tantissime visualizzazioni e fa tantissimi soldi di conseguenza. Ma lo spacchettamento è la cosa più banale, la cosa più semplice che può fare uno youtuber. E ripeto, per questo non sono un bravo youtuber. Un bravo youtuber si mette al livello del suo pubblico e io non sono disposto a fare questo, perché io ho un pubblico diverso per fasce d'età. Ho un pubblico molto piccolo e ho un pubblico molto grande, più maturo, che riesce a ragionare meglio. E io non posso, io, ragazzo di quasi 25 anni, mettermi sempre e solo al livello di quelli più piccoli o sempre solo a livello di quelli più grandi. Io ragiono per quello che devo ragionare, per gli anni che ho e per la mentalità che ho. Io so di essere un rompicoglioni, so di essere fissatissimo
con gli errori grammaticali, tutte queste cose. Quando la gente sotto nei commenti mi commenta e mi scrive qualcosa scritto male, è più forte di me, ma lo faccio anche nel chat di WhatsApp con i miei amici. Io devo correggerlo, ma non perché voglio far vedere che sono una persona colta, che ha studiato, no, perché io sono laureato in informatica, dell'italiano non me ne dovrebbe fregare niente, è una mia concezione, sono malato, sono un grammar nazi, e perché voglio aiutare il mio pubblico che sa meno rispetto al mio pubblico che sa tanto. Quindi lo faccio per voi, lo faccio per voi, mi viene da ridere a dire una frase del genere, ma è sicuramente un aiuto che voglio dare a voi per migliorarvi, perché io mi ricordo, sono stato ragazzino, scrivevo i messaggi come eta beta, usando le K al posto del CH, perché quando ero piccolino io a mandare via i messaggi avevi 140, 150 caratteri per ogni messaggio, e quindi dovevi togliere assolutamente tutte le cose superflue, dovevi cercare di comprimere i messaggi al massimo. Noi, quelli della mia generazione, siamo cresciuti con una concezione di lingua italiana pessima, faceva vomitare, ed è per questo che cerco di aiutare chi è più piccolo, perché se magari a scuola certe cose non gli rimangono in testa, magari se glielo dico io, che sono una persona che seguono sul web, e questa cosa degli youtuber, questa cosa degli influencer, delle star del web, è fortissima per un ragazzino, è una cosa come se a me scrivesse Alessandro Del Piero, e sarei malissimo, se sarei lì, se Del Piero mi manda un messaggio e mi dice guarda Luca devi buttarti da un posto, io mi butto da un posto, per farvi capire, la stessa cosa la fa un ragazzino con uno youtuber, ed è per questo che cerco sempre di aiutare, ed è per questo che cerco sempre di alzare il livello, ma allo stesso tempo, è anche per questo che non sono un bravo youtuber, ed è anche per questo che nel mio speciale 100k faccio una specie di segno di resa, perché capisco benissimo che con il mio modo di essere in questo momento una specie di youtuber strano, perché sono uno youtuber strano, un canale con contenuti strani, con un modo di vivere uno strano rispetto a tanti altri, non potrò crescere ancora di più per quanto mi riguarda, lo dico sinceramente, per come ho sempre indirizzato il canale, per come ho utilizzato recentemente la mia voglia di crescere su YouTube, per me è un traguardo incredibile aver raggiunto 100.000 iscritti, proprio perché, e lo dico senza falsa modestia, sono diverso da tanti altri su YouTube, sono diversissimo dal loro modo di fare video. Ieri c'è stata la questione di Justice del pack opening falso, non voglio entrare nel merito perché quello che potrei dire sono solamente banalità, Justice ha sbagliato, fine, non si può dire nient'altro, l'ha detto anche lui, Justice ha sbagliato, ma anche questo è un segnale, anche questo è una cosa che mi fa capire che io non sono un bravo youtuber, perché se lui ha fatto quello era perché ha voluto abbassare il suo livello di ragazzo intelligente, maturo, serio, perché io Gianmarco lo conosco da tempo e questo non è assolutamente una persona stupida, ha voluto abbassare il suo livello da qui a qui per portare un contenuto a livello delle persone più piccole iscritte al suo canale, che vogliono vedere una carta e vogliono vedere una reazione di gioia, un urlo, uno sgomento. E ripeto, non è assolutamente una questione negativa nei confronti di chi è più piccolo, perché siamo stati tutti piccoli e bisogna avere il tempo di crescere, ma bisogna crescere in una certa maniera, bisogna crescere cercando di imparare bene. Io non sono un bravo youtuber perché non sono disposto a vendermi o a cambiare la mia personalità per avere qualche visualizzazione in più, qualche iscritto in più, qualche persona in più che parla di me e che dice al suo amico del compagno di classe vicino di banco vai a vedere Luca Toselli perché lui fa i video che ci piacciono, perché lui fa i video in cui urla, perché lui fa i video in cui si incazza. No, se io mi incazzo a giocare a FIFA è perché sono incazzato, non perché penso wow, se adesso io qui ci caccio un urlo va a finire che a loro piace e quindi si iscrivono di più. No, no e no, ed è per questo, ancora una volta, lo torno a dire, che non sono un bravo youtuber. Tutti i big di YouTube Italia che trattano FIFA o comunque che trattano il gaming in una loro parte sono accomunati da un'unica cosa: abbassano tremendamente il loro livello, sono tutti ragazzi grandi, sono tutti maggiorenni, addirittura molti di più, molti più vecchi di me, e il che vuol dire che abbassano drasticamente il livello. Se loro sono qui, vanno qui per accontentare il pubblico. Ma ripeto, non c'è niente di sbagliato e non c'è niente di male in tutto questo. Perché? Perché è il loro lavoro. Se il loro lavoro è intrattenere un pubblico più piccolo, è giusto che non vadano a fare monologhi, è giusto che non vadano a fare discorsi complicati. Ma se per quanto mi riguarda YouTube non è il mio lavoro, ma è il mio passatempo, e l'ho ribadito anche nel mio speciale 100.000 iscritti, non posso permettermi di abbassare il mio livello o di vendere il mio carattere, perché per me è sbagliatissimo, ognuno ragiona come vuole. Per me è sbagliato non essendo il mio lavoro. E quindi preferisco fare dei video discorsivi o dei video più seri, più maturi. E ripeto, non voglio fare quello che se la tira. È un dato di fatto. I miei video sono diversi da tanti altri youtuber che trattano FIFA.
Però poi c'è l'altro lato della medaglia, perché devo abituarmi all'idea che non tutti riusciranno a cogliere questi messaggi e che quindi i miei video verranno visti meno rispetto a quello che poi alla fine va a fare uno spacchettamento, che ripeto ancora una volta, è una cosa che io considero di basso livello per quanto riguarda un contenuto, ma che poi farà più visualizzazioni perché il pubblico quello cerca. Non so se vi ho confuso o se il messaggio vi è arrivato forte e chiaro. So solo che il riassunto di tutto questo è una sola frase. Io, Luca Toselli, non sono un bravo YouTuber perché non sono disposto a seguire la massa di YouTube. Ma allo stesso tempo, io, personalmente, metto la mano sul cuore, lo ritengo un grandissimo pregio per la mia persona. La cosa veramente grossa, la cosa che mi dispiace più in assoluto, e ancora una volta voglio tirare fuori sempre quei nomi, ma sono quelle le persone che io stimo e che seguo maggiormente su YouTube. Ci sono dei canali che trattano argomenti in maniera matura, e ripeto ancora una volta, io Toby, il primo, là in alto, e il signore, Dio, ho scoperto Blur di recente, nonostante bestemmi nei video, è una cosa che mi dà fastidio da matti, perché mi dà fastidio, perché personalmente io non bestemmio, e mi danno fastidio anche le persone che bestemmiano, a maggior modo di vedere davanti a uno schermo, quando ci sono delle persone dall'altra parte che magari sono minori ed è diseducativo per quanto mi riguarda. Ma sicuramente Blur non ha maschere, perché meno maschere di così si muore. È un ragazzo intelligentissimo che fa dei ragionamenti bellissimi e dei video splendidi. Saidonia, YouTube va a cagare, sono sempre questi i nomi che mi frullano in mente, sempre questi i nomi degli YouTuber che seguo maggiormente. Ma perché? Perché nonostante riescano ad avere un grande successo, riescono anche a fare ragionamenti di qualità e di livello alto. Pack opening, livello basso. Contenuti di questi YouTuber, livello alto. E bisogna sempre cercare, tra queste due cose, di avere anche un pubblico adeguato. E io personalmente qui ho fallito, perché quando cerco di fare qualcosa di più elaborato, i miei video non vengono visti. E ancora una volta è la dimostrazione che io non sono un bravo YouTuber. E poi escono video come Qui parte la ship che diventano virali e ti viene solo voglia di prendere un cappio, appenderlo al soffitto, di metterci il collo in mezzo e di impiccarti. Ho passato tutta domenica a cercare di creare una canzone diffamatoria su YouTube per far capire un attimo come è fatto YouTube utilizzando il testo di Qui parte la ship. Ho fatto un testo bellissimo, ma purtroppo le mie doti canore sono pari a zero e quindi dopo aver perso tantissimo tempo della mia domenica in questo progetto ho deciso di abbandonarlo. Ma vi lascio qui sotto in descrizione il link al video della canzone solamente cantata da me per farvi capire un po' come la penso. Però questo video lo volevo fare perché tante cose vanno dette, a me piace confrontarmi con il mio pubblico, mi piace farvi discorsi davanti alla telecamera per farvi capire quello che c'è dentro di me. E ora scusatemi, ma torno a letto perché non ce la posso fare, sto veramente male. Ciao ragazzi, ci vediamo più vecchi. We'll be right back.